E buongiorno ragazzi, benvenuti su Talk About, io sono Saga e in questo video vi farò vedere come avere un rimborso sui vostri UST o sui vostri Luna, ovviamente dopo la sigla. Dunque, se stai guardando questo video a pochi giorni dalla pubblicazione, vuol dire che probabilmente è ancora in corso il voto su Terra per decidere che cosa fare con questa blockchain e te ne parlerò tra poco. Se invece stai guardando questo video dopo un po' di giorni da quando l'ho pubblicato, sicuramente il voto sarà già passato. Ma contando che nel momento in cui sto registrando i voti che vanno verso il sì sono parecchio alti, è quasi scontato che passerà il sì. Quindi mi raccomando, rimani fino alla fine così vedrai come appunto ottenere un rimborso dei tuoi UST e anche dei tuoi Luna. Intanto dobbiamo spiegare un attimino che cosa si sta votando. Cercherò di spiegartelo nella maniera meno tecnica possibile, così che sia comprensibile davvero per chiunque. Dunque, si sta votando di fare un fork sulla blockchain Terra. Che cosa vuol dire? Vuol dire che verrà fatto uno snapshot, che praticamente è una foto della blockchain prima dell'attacco a UST. Da quel giorno la blockchain prenderà una diramazione dove verrà creata appunto una blockchain nuova parallela alla vecchia. La vecchia comunque continuerà ad esistere. Come funzionerà la nuova? Dunque, la nuova blockchain si chiamerà Terra. E la vecchia verrà rinominata in Terra Classic. La nuova blockchain Terra userà una nuova coin che si chiamerà di nuovo Luna, mentre la vecchia Luna verrà chiamata Luna Classic, abbreviato in LUNAC. Attenzione, perché in questa nuova blockchain non sarà inclusa più la moneta algoritmica UST, quindi sarà una blockchain basata solamente su Luna e UST andrà a sparire. Questo perché si vuole fare? Si vuole fare perché secondo la community di Terra è importantissimo preservare questa blockchain, sia per gli sviluppatori sia proprio per l'intera community che si è andata a creare. E appunto è partito uno slogan che dice che Terra è più di UST, ovvero indicare che anche senza UST questa blockchain può davvero rinascere dalle ceneri. Se questo voto passerà, oltre a fare un riavvio appunto di questa blockchain, ci sarà anche un piano rimborso per chi deteneva non solo gli UST prima dell'attacco, ma anche per chi deteneva i Luna. Ed è proprio qui che ti spiegherò come funziona. È stato deciso che tutti i portafogli piccoli di UST, attenzione perché per piccoli non intendo portafogli da 4-5 mila euro, ma intendo praticamente tutti i portafogli di voi che state guardando il video. Perché con portafogli grandi si intendono le balene, quindi chi aveva diversi milioni magari in UST. Infatti verranno rimborsati tutti i detentori di UST fino a 500 mila UST. Mi spiego meglio, se voi avevate ad esempio 10 mila UST, verrete rimborsati del 100% dei vostri UST. Se voi invece avevate 550.000 UST, verrete rimborsati al massimo di 500.000, quindi perderete 50.000 UST. Ma come avverrà questo rimborso? Allora, questo rimborso avverrà tramite la coin nuova. Quindi verrete rimborsati con questa nuova Luna per il valore che avete perso. Vediamo per un attimino come e in che modo. Allora, si prenderà il valore totale che avete perso, il 30% vi sarà dato subito, quindi potrete farne cosa volete. Parliamo di numeri tondi così per capirci bene. Mettiamo che la nuova Luna venga lanciata al prezzo di un dollaro. Uso numeri a caso, tondi, giusto per farti capire meglio il ragionamento. Quindi abbiamo questa Luna nuova che varrà un dollaro e voi avete perso 10.000 UST. Benissimo, vi verranno date 3.000 lune subito, che potrete fare che vi pare. Potete dumparle, potete metterle in staking, potete fare un po' che vi pare. Voi avete queste 3.000 lune. Ma le altre 7.000? Le altre 7.000 verranno date in vesting di 2 anni dopo 6 mesi. Ti spiego anche bene questo concetto. Vuol dire che dopo le 3.000 lune ci saranno 6 mesi dove non riceverai nulla. Dopo 6 mesi partirà un periodo di 2 anni, appunto un vesting, dove piano piano ti verrà dato il restante 70%, quindi in questo caso 7.000 lune. Non si sa ancora se verranno date settimanalmente, mensilmente, non si sa ancora nulla, ma si sa che sarà un 30 e 70. Attenzione però, perché questo non vale solo per UST, ma vale anche per chi aveva Luna prima dell'attacco. Quindi le vostre lune verranno rimborsate nella stessa maniera. Anche qua avrete un 30% subito. Stesso discorso, potete fare che vi pare, dumparle, scambiarle, metterle in staking, un po' che vi pare a voi, e il restante 70, anche qua, 6 mesi di fermo e poi in 2 anni verranno distribuite. Ora facciamo un piccolo ragionamento finanziario su questa cosa, però. Questa cosa può essere un'opportunità, come può essere un mezzo disastro. Perché? Allora, intanto noi sul 30% che riceviamo subito possiamo fare due ragionamenti. Uno, dumparli immediatamente perché abbiamo paura che questa nuova chain non prenda piede. Quindi abbiamo paura che questa luna venga svalutata non appena viene rilasciata. Quindi noi prendiamo questi due nuovi, li vendiamo e siamo già intanto rientrati del 30% del nostro investimento andato male.
però può essere il contrario. Può essere che io prendo questo 30%, me lo tengo, Luna rifà un cammino buono, magari non come è stato nella CIM precedente, ma magari va a salire. E quindi il mio 30% sale e io ho molto di più di quel 30% che avrei perso. Secondo ragionamento sul vesting. Vi faccio lo stesso ragionamento. Mettiamo che questa nuova Luna va a salire. Se io devo ricevere 7.000 Luna, perché la Luna vale un dollaro, io quei 7.000 Luna lì li ho già ricevuti, li ho solo in vesting, ma comunque ne riceverò 7.000. Se questa Luna nel tempo invece di un dollaro salirà a 2 dollari, 3 dollari, 4 dollari, io sempre 7.000 ne prenderò. Quindi attenzione, perché non prenderò più 7.000 monete che valgono un dollaro, ma prenderò 7.000 monete che sì, prima valgono un dollaro, poi magari 2, poi magari 3, poi magari 4, e saranno sempre 7.000. Quindi andrò a triplicare, quadruplicare e chissà quanto il mio investimento, senza fare nulla, solo con le monete che mi vengono date. Come può essere il contrario, quindi magari parte la blockchain, va malissimo, questo dollaro scende e magari vale 50 centesimi, quindi il mio 70% che mi arriverà sarà solo poi in effetti un 35%, perché la moneta varrà la metà. Questo diciamo che è un po' il rischio, ma è anche vero che è un'opportunità, proprio perché se le cose vanno bene, noi ci ritroveremo con un investimento distrutto, ma rinato. Rinato e che quindi andrà a darci un ottimo profitto. Qua ragazzi è tutto da stare a vedere. Ma come faccio a ricevere questi soldi? In primis la cosa più importante e più sicura è aver avuto queste monete su un wallet privato che viaggia sulla blockchain di Terra. Perché se l'avevamo su un'altra blockchain diventa tutto più complicato. Non è detto che i soldi non vengano dati, reso il fatto che avere le monete su Terra è palese che è molto più semplice ricevere rimborso. Che cosa dobbiamo fare? Assolutamente niente, dovrebbe essere tutto in automatico. Domandona, e se invece io le monete le ho su un exchange? Qua dipende tutto dall'exchange, ovvero Binance ha già detto che parteciperà a questo airdrop, vuol dire che si metterà d'accordo con Terra e se voi avevate gli UST su Binance, ci penserà Binance a prendere l'airdrop dato da Terra e a distribuirvelo nei vostri wallet. Piccolo problemino però, questa cosa contate che durerà parecchio, perché appunto prenderete il 30% subito, poi 6 mesi di fermo, poi 2 anni di vesting, vuol dire che il tutto durerà almeno 2 anni e mezzo. Bisogna vedere se questi exchange supporteranno per 2 anni e mezzo la cosa, quindi la cosa migliore rimane comunque averle su un portafoglio privato su blockchain Terra, questa è sicuramente la cosa migliore. Ci sono ad esempio degli exchange che ancora non hanno dichiarato se parteciperanno o meno all'airdrop, ad esempio Coinbase. Coinbase ancora non si è esposta, ancora non ha detto se rimborserà, non rimborserà, insomma non ha ancora fatto parola, mentre Binance sembra abbastanza sicuro che lo farà. Si parlava anche che la LFG avrebbe distribuito i soldi che gli sono rimasti proprio ai detentori di UST per, diciamo, ringraziarli, se così si può dire, di essere rimasti fino alla fine, quindi di non aver tolto i propri UST dal sistema e quindi non aver contribuito a far collassare la blockchain. Però questa cosa non è ufficiale, ci sono solo un paio di twittate che in effetti sottolineano questa cosa, ma di ufficiale non c'è nulla, quindi chissà. Io vi lascio qua sotto in descrizione tutto il voto che viene fatto in sti giorni, così che sia che guardate il video quando è ancora in corso o che sia che lo guardate quando il voto è già andato a buon fine, potete leggervi tutto quanto, vi lascio tutto qua sotto in descrizione. Ora vi dico un paio di pareri miei. Allora, intanto partiamo dal fatto che nulla è dovuto, nel senso che chi ha perso dei soldi, vi ricordo che io ero un investitore esposto a UST, lo vedete in tutti i miei video dei portafogli, come vedete avevo una grossa parte di UST, non avevo Luna, comunque avevo UST. Terra non deve niente a nessuno, perché chiunque investe su queste cose sa benissimo il rischio, sa benissimo cosa sta facendo, quindi se davvero dovessero rimborsare, tanto di cappello, questo è come la vedo io. C'è chi dice che è d'obbligo, che devono rimborsare. Io non sono d'accordo, loro non devono nulla, loro hanno messo qualcosa a disposizione, chi ci ha investito, chi non ci ha investito, tutti dovevano studiare quello che stavano facendo e poi decidere se farlo o meno, prendendosi chiaramente i propri rischi. C'è anche chi dice che la LFG si è mossa male a usare i Bitcoin quando UST è peggato. Su questo sono abbastanza d'accordo. C'è da dire che si stava lavorando su un sistema automatico, ovvero che se UST avesse perso il peg, il sistema automatico avrebbe venduto i Bitcoin detenuti dalla LFG per riprendere il peg, che è quello che è stato fatto a mano, ma è stato fatto in effetti anche secondo me male, ovvero col tempismo sbagliato. Quali strade erano due? Uno, quando hanno visto che UST ha perso del peg di pochi centesimi, dovevano subito vendere i Bitcoin per rifar prendere il peg, prima che questa perdita di peg distruggesse Luna, che è poi quello che è successo. Loro invece cosa hanno fatto? Hanno aspettato troppo, quindi UST ha perso troppo il peg.
perdendolo ha distrutto Luna, perché ha fatto crollare Luna, e loro hanno preso tutti i miliardi che avevano in Bitcoin e hanno cominciato a cercare di far risalire il PEG. Ma era troppo tardi perché il PEG appunto era troppo basso e Luna era già stata troppo massacrata da questa cosa, un po' proprio per cercare di far recuperare UST, un po' perché il panico ha fatto sì che la gente vendesse tutto, quindi continuasse a vendere sia Luna che UST. La seconda opzione appunto era, ok, non hai preso la cosa per tempo, non hai messo i bitcoin subito in vendita come un sistema automatico avrebbe fatto, non l'hai fatto, ormai è troppo bassa, non fare niente, tieniti i miliardi, lascia andare tutto, che poi è quello che è successo lo stesso, ma con i miliardi che hai tenuto potrai, uno, rimborsare tutta la gente, almeno i detentori di UST, due, avere dei fondi per riprendere qualcosa. E invece è stata fatta la cosa più sbagliata, ovvero sono stati presi questi miliardi, sono stati messi dentro per cercare di recuperare questo dannato PEG, buttandoli perché il PEG assolutamente non si è ripreso, Luna è andata a zero e questi miliardi sono stati distrutti, sono stati proprio buttati nel vuoto. Quindi ora l'LFG ha davvero pochi soldi rispetto a quanti ne aveva prima. Comunque appunto si è detto che questi soldi verranno utilizzati per rimborsare chi è rimasto con gli UST. Staremo a vedere. Vediamo. Altro appunto che faccio io. Dunque, ok, il riavvio della blockchain, va bene, giusto, preserviamo gli sviluppatori, preserviamo i progetti, preserviamo tutto. Ma perché funzionava Luna? Perché Luna ha spaccato ed è stata una delle coin che ha fatto più successo nell'ultimo tempo? Per UST. È inutile negarlo, ragazzi. Luna è esplosa per UST. UST era un'idea meravigliosa. Anchor Protocol era un'idea meravigliosa. UST aveva un problema e il problema è stato quello che ha fatto saltare tutto. Un problema che probabilmente nel tempo si sarebbe magari risolto proprio mettendo questo acquisto automatico di Bitcoin in caso di depeg. Magari l'avrebbero anche collateralizzata col tempo. Non possiamo saperlo. Comunque così è andata. Resta il fatto che ora fare una blockchain parallela ma senza UST... Non lo so e soprattutto dobbiamo anche mettere in conto che la fiducia degli investitori ora sicuramente non ce l'hanno. Bisogna vedere, non so davvero che cosa pensare, io non sono così ottimista purtroppo, spero ovviamente di sbagliarmi. Un'altra valutazione che voglio fare, non mi piace tanto come siano stati messi alla pari gli investitori di UST e gli investitori di Luna. Ovvero io penserei prima a rimborsare completamente e meglio gli investitori di UST, poi con le risorse che rimangono e se tutto va bene, se vuoi rimborsare anche gli investitori di Luna, li rimborsi. Ora so che un sacco di gente si starà incazzando e dirà ma perché? Ve lo spiego. Sono due monete molto diverse. Chi ha investito su Luna... sapeva benissimo, o meglio, avrebbe dovuto sapere benissimo che stava investendo su una moneta volatile e che poteva perdere anche tanti soldi, perché comunque le monete volatili sappiamo tutti come funzionano. Ovviamente il rovescio della medaglia è che si potevano fare davvero anche tanti soldi con Luna. Chi ha investito in UST invece ha scelto un investimento nettamente più tranquillo, basandosi appunto su una stablecoin, proprio perché voleva ridurre i rischi al minimo e accontentandosi, se così si può dire, di un 20% all'anno che sarebbe poi andato a scendere. Quindi della serie, ok, non voglio rischiare, metto magari la mia parte di portafoglio che non voglio mettere ad alto rischio, la metto in UST, mentre quella che voglio rischiare di più la metto su Luna. Ecco perché io non sono d'accordo nel rimborsare in egual modo UST e Luna, perché le persone che hanno comprato UST e le persone che hanno comprato Luna, secondo me sono persone completamente diverse, oppure magari la stessa persona ha diviso il tuo portafoglio nella parte più speculativa con Luna e nella parte meno speculativa su UST. Ecco perché secondo me era giusto dare precedenza assoluta al rimborso di UST. Ora non ci resta che aspettare e vedere come vanno le cose. Io chiaramente mi auguro che chiunque abbia scommesso su Luna e UST venga ripagato, ma staremo a vedere. Se sei arrivato fin qua, intanto io ti ringrazio di avermi seguito e se il video ti è piaciuto ti chiedo anche di lasciarmi un like su questo video. A te non costa niente, ma a me mi aiuterebbe tantissimo a far crescere il canale. Se non l'hai già fatto, ti chiedo anche di iscriverti al canale e premere sulla campanella, così verrai aggiornato non appena pubblicherò di nuovi contenuti. Tra l'altro sicuramente starò sul pezzo sulla questione Terra 2.0, Luna, UST, rimborsi, eccetera. Quindi sicuramente se vuoi poi anche una mano per avere rimborsi, eccetera, segui il canale, commenta qua sotto e io se posso ti aiuterò. Grazie ancora e noi ci vediamo al prossimo video.